Eccoci, sono Alessandro e bentornati nel nostro canale dove si parla di camper. Se volete fare delle sigillature professionali, seguite questo video fino alla fine e vi faccio vedere il trucco per farle in modo facile e veloce. In questo video voglio farvi vedere come fare le sigillature partendo da un profilo che non aveva sigillature. Se avete già delle sigillature, ovviamente dovete prima di tutto togliere le vecchie sigillature, qui in maniera meccanica, quindi usando spatole e cutter, pulire bene il residuo delle vecchie sigillature che può rimanere quindi con lo spray antisilicone, sgrassare, pulire bene fino in fondo. E poi si può applicare la nuova sigillatura. Non applicatela se le avete già sotto delle sigillature vecchie. Se non sapete come si fa, vi lascio il video qua sopra, ve lo metto anche in descrizione. Ho fatto un video apposta dove ho smontato e rifatto un profilo. Spiego bene nel dettaglio come fare questa procedura. Adesso vi faccio vedere oggi solamente la parte della sigillatura, quindi partendo da un profilo dove non c'è ancora sigillatura. La partenza comunque è sempre la più importante. Dovete pulire benissimo, sgrassare alla perfezione, perché se lasciate dello sporco o dell'unto potete usare un prodotto buono quanto volete, ma si staccherà rendendo inutile la vostra sigillatura. Quindi la base di partenza migliore è pulire perfettamente, sgrassare. Una volta sgrassato, allora si può procedere alla sigillatura. Per fare le sigillature occorre del nastro di carta, va bene qualunque nastro di carta, basta che sia spesso almeno un paio di centimetri, mezzo bicchiere di acqua con più o meno 4 mm di sapone per i piatti. Mescolate acqua e sapone per i piatti e otterrete una soluzione. Quella soluzione ci servirà dopo per poter stendere meglio il Silcaflex. Occorre sigillante, io uso il Silcaflex 521 UV, ci sono anche altre marche come il Bonelli. Non usate il silicone, mi raccomando, non usate il silicone. Il silicone è veramente una... va benissimo per altre cose, ma non va assolutamente bene per fare le sigillature. Non dura niente, l'acqua entra dopo 2 secondi e quando dovete toglierlo imprecate, perché toglierlo è veramente difficile, è ostinato, non viene via, per cui non usate il silicone. Le sigillature si fanno con dei prodotti polimerici, sono fatti per durare. A proposito di durata, non sono eterne. Le sigillature, se tenete il camper al coperto o al chiuso, vi durano 4-5 anni. Se lo tenete fuori, vi durano 3 o 4 anni. Altra cosa da calcolare è che è inutile fare la sigillatura se già entra l'acqua. Se state rifacendo le sigillature perché vi entra l'acqua, vi dico già che è un'operazione che serve a ben poco. In caso vi entra l'acqua, dovete togliere il profilo, togliere il vecchio terostat, pulire, mettere il nuovo terostat e rimettere il profilo. E dopo si mette la sigillatura. La sigillatura serve principalmente per proteggere il terostat. È il terostat che tiene l'acqua, non è la sigillatura che noi andiamo a applicarci intorno. La sigillatura è una protezione in più per evitare che entra l'acqua, ma serve principalmente per evitare che dentro il terostat si secchi e si invecchi e quindi faccio entrare l'acqua. Comunque adesso bando alle ciance e andiamo a lavorare. Prima cosa, dopo aver chiaramente pulito e sgrassato bene, benissimo, è stendere il nastro. Il nastro va steso ovviamente più dritto che si può per evitare che le righe vengano storte. Prendetevi il tempo che vi occorre e fate delle righe dritte. Potete anche toglierlo e rimetterlo, non è un problema. Io tengo come distanza fra la fessura e il nastro circa 2-3 mm, in modo che 2-3 mm per ogni lato corrispondano a una sigillatura di circa 6 mm. Una volta steso, si può passare a stendere il Silcaflex. È importante, quando stendete il Silcaflex, intanto tagliare il beccuccio un paio di centimetri sotto la sua lunghezza in modo che ne esca un po' di più. Dovete sincronizzare il movimento con la pressione in modo da stenderlo in maniera uniforme. Se non è proprio perfettamente uniforme, non vi preoccupate, perché tanto poi verrà aggiustato dopo. Una volta steso, io lo vado a schiacciare con le dita. Cerco di premerlo con le dita in modo che si schiacci e si infili bene nelle fessure. Lo premo anche. Ovviamente per poterlo fare devo utilizzare l'acqua e il sapone. Quindi puccio il dito nell'acqua e sapone e lo schiaccio bene. Una volta fatta questa procedura, qua parte il trucco. Il trucco è utilizzare un cucchiaino.
Il cucchiaino vi consente di asportare la parte in eccesso di SilicaFlex e di lasciare una curva perfetta sulla sigillatura in modo che venga un lavoro professionale. Una volta che si riempie il cucchiaino basta pulirlo sulla carta e potete continuare. Lo fate ovviamente su tutte le sigillature con calma, tenete il cucchiaino piegato in verticale ed esportate tutta la parte in eccesso. Finita questa operazione io tolgo il nastro di carta. State attenti quando fate questa operazione perché è piena di SilicaFlex, quindi se toccate finestre, pareti del camper eccetera, poi è un problema toglierla, dovete toglierla immediatamente, se no poi una volta che si indurisce anche solo dopo qualche minuto poi dovete usare il rimuovisilicone, rimane l'alone, dovete lucidarlo, cioè diventa veramente un lavorone, per cui state molto attenti. Attaccate i pezzi tutti uno sull'altro e poi buttateli lontano dal camper in modo da non passarci nemmeno sopra con le scarpe o i pantaloni, eccetera. Una volta tolto, mi bagno di nuovo il dito con il sapone e ci passo ancora il dito sopra, perché ovviamente togliendo il nastro i bordi delle sigillature si sono sollevati un pelo, per cui li rischiaccio bene in modo che rimangano ben aderenti da bordo a bordo. Una volta conclusa questa operazione la sigillatura è pronta, è perfetta, è dritta, è professionale e vi durerà degli anni. Eccoci, come avete visto, usando il nastro di carta e il trucco del cucchiaino è veramente facile ottenere dei risultati professionali. Se volete vedere degli altri contenuti come questo nel mio canale, fatemelo sapere qua sotto scrivendo nei commenti. Se avete delle domande, dei suggerimenti, idem, scrivete qua sotto e vi rispondiamo a tutti quanti. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e abilitate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Alla prossima.